adesso non voglia mai nominare Sadana. Chi è Sadana? E perché ci odia? Se io oggi dovessi leggere questa pagina del Vangelo alla luce della mia esperienza, direi sicuramente questo Vangelo ci mette in guardia dalla tentazione più grande nella vita di fede, nella vita cristiana, nella vita politica, nella vita sociale, la tentazione di trovare le scorciatoie senza metterci l'impegno e senza assumersi le responsabilità.